Questo è l'ultimo libro che ho scritto, ne ho scritto anche altri e questo io lo definisco il libro della maturità, un libro che sta su Amazon, che assolutamente io consiglio di acquistare se si devono fare i denti fissi su impianti dentali e si hanno molti dubbi. E si hanno molti dubbi giustamente perché spesso questi pazienti che si ritrovano a dover fare lavori estesi, i dentisti li conoscono bene. Okay, li conoscono bene, ci hanno avuto a che fare da anni e hanno, nonostante li conoscano bene, ancora tanti dubbi in testa riguardo a quello che dovranno fare per risolvere la situazione. Questo è un libro provocatorio, ma alla fine in realtà è molto serio. All'interno tratta molto approfonditamente dei temi che sono fondamentali, per fare la scelta corretta, ma non solo sul dentista. Anche altri professionisti di cui possiamo avere bisogno durante la nostra vita. Io dico sempre, se io dovessi avere bisogno di un chirurgo, saprei oggi come trovare il chirurgo giusto, adottando semplicemente le stesse cose che ci sono in questo libro. Se avessi bisogno di un commercialista, io saprei come trovare quello giusto, o comunque limitare tanto il rischio di capitare nelle mani sbagliate o avere dei problemi. O anche se si possono avere dei problemi, non sapere come risolverli poi dopo, ritrovarsi in un vicolo cieco, che è quello che poi crea tanti problemi. Questo è un libro, ripeto, della maturità, perché solo dopo tanti anni, e aver riflettuto tanto, diciamo, ho potuto scrivere perché alcune cose che possono sembrare anche ovvie, banali, non sono così dirette quando ci si trova in una brutta situazione. Delle volte ci si trova in una situazione di emergenza per cui tutto è offuscato e delle volte i parametri che uno sceglie in quel momento che utilizza per fare una scelta possono portarlo poi nella strada sbagliata. E in quel momento, per questo io consiglio, se uno si trova in questa situazione che deve prendere una scelta, dove le possibilità sono anche poche rispetto a quello che si potrebbe fare, scegliere, allora conviene prendersi una settimana in più, leggersi questo libro, ma ripeto, non solo per il dentista, e chiarirsi un pochino le idee su quello che bisogna fare. Questo è l'indice degli argomenti. È un libro che racconta un po' con i fatti anche come dovrebbero essere prese queste scelte, facendo tanti esempi. Parla di denti, ma non parla di denti questo libro. Parla di come dovrebbe essere presa una scelta importante. Poi ci sono dei capitoli che vi spiegano nel dettaglio i denti, per esempio, come devono essere realizzati, quali sono i parametri da prendere in considerazione, a cosa bisogna fare attenzione se si deve andare a creare nel proprio viso una pianificazione estetica, quindi dei denti, a cosa anche bisogna fare attenzione a quello che c'è fuori. Ok, però travisando tutto quello che c'è scritto in questo libro, ripeto, ci sono molti parallelismi in tante altre aree che circondano le nostre giornate. Tra queste, appunto, la scelta del professionista. La scelta del professionista che deve essere una scelta attenta, accurata, basandosi sulla necessità propria, cioè quando noi abbiamo un problema, noi possiamo avere tante tipologie di problemi durante la nostra vita da risolvere. Ci sono problemi più o meno semplici e di tante tipologie. Quando noi ci orientiamo alla risoluzione di uno di questi problemi, come per esempio i denti, dobbiamo chiederci che tipo di problema è. È un problema semplice, difficile, complesso, una cosa che può fare chiunque o una cosa che può fare solo un tipo di professionista, come per esempio l'avvocato. Gli avvocati non sono tutti uguali. Gli avvocati ci sono quelli che si occupano di divorzi e quelli di società internazionali. Se io vado da uno che si occupa di società internazionali perché devo divorziare, c'è il rischio che la finisco senza casa o viceversa. Quindi ci sono delle domande a cui c'è risposta in questo libro di fondo che aiutano a orientarsi, come capire per esempio se un policlinico è quello giusto,
anche se non sei un dentista. Potremmo dire come scegliere, per esempio, un avvocato, anche se non sei un avvocato. O come farsi curare bene, anche se ci si cura in un'altra nazione. Quindi magari dove non si è protetti. Si può pensare legalmente, come posso io comunque far eccellere quel professionista mettendolo nelle condizioni di fare un lavoro fatto bene? Io vado a mangiare, che ne so, a un ristorante che non conosco, come faccio io a trovarmi bene in quel ristorante anche se non lo conosco? O a fare in modo che mi servano in maniera, diciamo, dignitosa i piatti e me li cucinino bene? Come avere i denti fissi su impianti anche se non si ha più osso? Molti pazienti si fermano qui, per esempio, in questa fase. Non è vero che non si possono mettere i denti fissi in alcuni casi. C'è sempre una soluzione, devi solamente cercare in maniera differente, quando qualcuno ti dice questo non si può fare, trovare chi lo fa, quello, e non fermarsi lì, alla porta chiusa. Evitare di trovarsi in difficoltà economiche per via di un professionista. Quindi come bilanciare la spesa rispetto a quello che si ottiene. Capita delle volte di finire, può capitare delle volte di finire la benzina prima di arrivare alla meta. E quindi andare a calibrare bene il percorso di quello che va fatto. Ci sono delle volte professionisti che puntano troppo l'accento su una parte del lavoro che va fatto, creando una spesa, un gradino enorme là, e poi non rimangono soldi per finire i lavori. Non so, l'avrete mai vissuta Sì, questa situazione diciamo che dalle che non si mie parti termina? elevate non arrivano mai una continuano a È un metterti continuo. in continuo. Finisce, è come se ci fosse il serbatoio Praticamente tu mi bucato. devi la media di 500-600 euro mensili. Avere una visione globale, Sì, cioè non una ce l'hai. globale del lavoro che va fatto, Non ce dove l'hai. inizia e dove finirà e soprattutto quando finirà, quando si dirà che è finito. E soprattutto rimarranno poi i soldi per il mantenimento, perché no, compro la Ferrari, però poi la tengo, non ho i soldi per la benzina. Quello è molto più importante, non il numero degli impianti, 4, 6, 8. Parliamo anche di denti, che poi sono quelli con cui bisogna masticare, sono quelli che si usureranno, che bisogna ragionare su cosa anche fare se si dovessero rompere quelli. Infatti qua dico, evitare di trovarsi in difficoltà economiche e poi con i denti rotti, che non sai, hai speso tantissimo per mettere gli impianti più costosi, tanti nella bocca, fare una bellissima chirurgia e poi metti i denti di plastica, di legno. Capi? La Ferrari, un bel motore, però poi le ruote di legno. Che serve avere un motore performante se poi non ha tenuta su strada? Vi assicuro che questo è forse uno dei più diffusi di problemi, il fatto che il chirurgo non parla col protesista. E quindi il chirurgo cosa fa? Vende la chirurgia, non interpellando il protesista. Il protesista poi lo vede e dice qua non si può fare granché. Denti indistinguibili da quelli naturali, anche se sono artificiali. Come? Perché quando uno acquista la salute, non ha mai un'idea di esattamente cosa sta acquistando. Ha un'idea vaga, devo mettere i denti, ma non li vede. E magari ci sono dei pazienti, delle persone che hanno alcune attese, altri altre. E quindi avere già un'idea di quello, anche visivamente, di quello che si può fare, avrete visto voi per esempio i libri prima e dopo che ci abbiamo nelle cliniche, quelle aiutano già a comunicare meglio col paziente, senza che si parla la stessa lingua. Ce li avete lì e ognuno prima o poi si ritroverà di più o di meno in un libro piuttosto che in un altro, ma quello inizia già ad attivare un dialogo migliore con chi poi li deve realizzare i denti. Come spendere bene i soldi dal dentista senza buttarli ancora una volta. Quindi quella spirale dove si sta sempre dentro, appunto, e si ha la sensazione che non si finisca mai. E ci sono per ognuno di questi capitoli proprio delle strategie che io do, due o tre strategie su come bisognerebbe fare, come avere i denti fissi e belli senza spendere tutti i soldi in chirurgia, quello che ho detto prima. Vanno bilanciate le spese. E poi metto l'accento su alcune pratiche,
che ci sono nel mercato oggi che rischiano di non far arrivare il paziente da nessuna parte. Ci sono delle, chiamiamole così, delle truffette, in realtà non sono truffe perché non è vietato curare in un certo modo i pazienti, ma se c'hai coscienza e lungimiranza, nel senso che tu vuoi lavorare per restare e non per scappare con la cassa, certe cose capisci che è meglio non farle perché mettono il paziente poi in difficoltà. E qua le ho raccolte in questi 4-5 capitoletti. Per esempio i provvisori che vengono spacciati per definitivi. Non in Italia. Non in Italia, lo dico questo, all'estero. Ci sono cliniche che magari ti mettono i denti fissi su impianti in 24 ore. Avrete mai sentito questa offerta? No, denti fissi rapidi in 24 ore. Bisognerebbe mettere l'asterisco lì, provvisori da buttare dopo 6 mesi, perché poi devi cambiarli. Però se io dopo 6 mesi ti faccio scoprire che in realtà quella era metà del lavoro, c'è il rischio che finisci la benzina prima di poter finire il lavoro, ma non è vietato. Capite? Io la chiamo truffa, ma non è una pratica, secondo me, un po' opaca, che serve per far entrare il paziente nello studio, mettere metà, ma non solo dal dentista questo, in tante altre, a me per esempio mi frego così un commercialista, era allettante, fece il preventivo ma non finiva mai, ogni tot mese usciva fuori qualcosa di nuovo, questa la modifica, alla fine ho fatto la somma, ho detto ma era meglio se mi fermavo una settimana in più e cercavo bene chi mi avrebbe e gli avessi chiesto anche prima quando avremmo finito cosa si sarebbe verificato quando avremmo finito. Invece aveva aperto un abbonamento all'infinito. Le ho provate su pelle certe cose, no? Le ho provate su pelle. E oppure i denti fatti in plexiglass, spacciati per definitivi, i denti in zirconio. Lo zirconio è bello, ma non va usato in un certo modo, perché è fragile, come il vetro. Quindi io non posso fare, per esempio, i ferri di cavallo a un cavallo di vetro. Cosa succede? C'è alta probabilità che li spacca. La prima galoppata che fa li rompe. Ok, sarebbe invece più intelligente, magari se li voglio fare di vetro, romperli già e fissarli sotto lo zoccolo del cavallo già rotti. C'è meno probabilità che si rompano. Vi ho fatto un esempio, così si usa lo zirconio, si usa già spezzato in bocca, non si mette un arco completo sugli impianti, un ferro di cavallo di vetro, perché la bocca flette, la mandibola flette, le ossa sono flessibili, le ossa, e se io metto in un ambiente flessibile qualcosa di rigido, quella la parte rigida ha la peggio, si rompe. Se io ho un osso e faccio un osso artificiale di vetro, li unisco, faccio così, fletto, quale si rompe? Quello di vetro. Né più né meno quello che accade in bocca, però se io sono poco trasparente, e questo non lo spiego al paziente, e voglio fare dei prezzi bassi, io gli dico, ti ho venduto i denti in zirconio, quello ti ho messo in bocca. Ma non ti ho detto che quelli erano a rischio, mettendoli così, un blocco unico. Però se vuoi risparmiare, e non è vietato farlo, fai un blocco unico, un ferro di cavallo e lo metti sugli impianti. Addirittura c'è chi li incolla questi sugli impianti, ma sono dei lavori implosivi. La prima cosa dura che mastichi, quelli si rompono. Quindi va utilizzato, questo capitolo affronta il tema del come vanno anche utilizzati i materiali. Delle volte c'è ignoranza, che non si sa proprio come vanno utilizzati perché uno ne ha fatti pochi, e delle volte c'è anche ignoranza perché non si scrive tutto quello che dovrebbe essere scritto sui libri, sui materiali, perché ci sono dietro le compagnie che devono investire in pubblicità su quel materiale per venderlo, però chi ne fa tanti, chi li vede poi rotti, sa cosa funziona e cosa non funziona. E quindi gran parte della conoscenza in realtà ce l'ha chi lavora, non sta neanche sui libri. Cioè quando le vedi le cose, un bravo professionista ti dice questa cosa, sì, la sponsorizzano come quello che risolve tutto, ma in realtà non è così. Va utilizzato, sì, ma se lo usi così così funziona, se no c'è altra, anzi il rischio che ti crea dei problemi. I denti in metallo ceramica, denti che si usavano tanti anni fa questi, validi ma che c'hanno all'interno dei problemi, che se si scheggiano quelli vanno rifatti a mano. E quindi se non lo sa il paziente prima, questo c'è il rischio che poi c'ha da fare altri viaggi.
e quindi è meglio selezionare prima determinati materiali e escluderne alcuni a seconda del paziente di dove viene. I denti consumati per bruxismo, chi di voi ha avuto i denti che si sono consumati negli anni? Si sono accorciati, consumati, la bocca collassa, vai a rimettere i denti, quando li rimetti la bocca va prima rialzata, non vai a mettere i denti con la bocca collassata, è come mettere, io dico sempre, gli sportelli all'auto col telaio storto, li metti nuovi ma sono storti, però sono nuovi, devi prima raddrizzare il telaio. Dopo metti gli sportelli nuovi. Quando un paziente ha la bocca che cambia la postura, il punto non è rimettere i denti, il punto è correggere la postura e bloccare quella postura con i denti nuovi. Quindi, come dicevo prima, guardare la foresta, non devo mettere i denti, l'albero. Bisogna vedere l'insieme quello che va fatto, perché se io non guardo quello, poi c'ho la macchina che scricchiola, che cigola dopo qualche chilometro. Spiego in un capitolo come vanno fatti i denti per essere anche belli. C'è chi ha l'esigenza proprio estetica. In questo capitolo vi do proprio i parametri internazionali che vanno seguiti se si vogliono avere dei bei denti, che non li ho inventati io, sono stati dei colleghi che hanno studiato quelle che erano le dentature di migliaia di persone, hanno tirato fuori dei parametri che si ripetono. E quella è l'estetica, diciamo, sono i canoni estetici che poi contengono anche degli parametri che sono alcuni oggettivi e altri soggettivi. Perché l'estetica è in gran parte oggettiva e in gran parte soggettiva. Se io non rispetto alcuni parametri è difficile creare il bello, però anche è vero che il bello è negli occhi di chi guarda. Quindi se io comunque faccio dei denti in avanti così, sono perfetti i denti, però sono avanti così, è ovvio, quello è un parametro oggettivo, che difficilmente i denti saranno belli se li faccio un metro avanti. Però se li va a vedere sono giusti, sono corretti i denti, sono sbagliata la posizione. Oppure posso avere un paziente che i denti sono perfetti ma non gli piacciono. Quante volte andate magari dal parrucchiere o dal barbiere e uscite e non siete felici? Però lui vi dice, no, ma te li ho fatti bene, guarda, ho usato le forbici giuste, eccetera. E allora, quindi vedete, è soggettiva l'estetica. Però se ci sono già rispettati dei parametri, è difficile che i denti non siano belli. E ci sono delle tecniche proprio per costruire i denti che ci permettono di avere dei bei denti. E in questo libro se ne parla. E se poi i denti non sono belli come avrei voluto, cioè c'ho la possibilità di tornare indietro, cioè se ho dei denti che magari non mi piacciono, cosa posso fare per arrivare ai denti che mi piacciono? Dipende da come li fai, da come li costruisci. Ci sono dei materiali, delle tecniche che anche sia durante che anche dopo ti permettono di fare un passo indietro e di modificarli. Se però queste cose le sai prima, eviti l'equivoco, eviti. E se poi hai problemi dopo le cure, ci sono i centri assistenza, quindi è importante cercare un professionista che ha il centro assistenza nella tua nazione, perché non è solamente acquistare l'automobile, ma il centro assistenza dove sta, perché se io compro un'auto araba che non ha il centro assistenza in Lombardia, ok, costerà poco, costerà meno, fatto un esempio, la Dacia, ora anche la Dacia, macchina rumena, ce li ha i centri assistenza in Italia e vende tantissimo. I centri assistenza sono molto importanti perché sono lavori questi che necessitano poi di mantenimento negli anni. Anche solo fare un controllo, mai sparire dai radar, perché poi se c'è un problema lo anticipi, se c'è un problema. Tutto bello, ma se ora non ho i soldi per i denti perfetti, ci sono delle strategie anche per questo, per curarsi anche se non si hanno tutti i soldi. E una di queste è quella che magari molti di voi hanno attuato, ovvero aspettare che si hanno tutti i soldi. Non iniziare e svuotarsi le tasche e poi non poter più fare nulla se in un vicolo cieco. Delle volte è meglio aspettare un anno, ma fare un lavoro, come dicevo prima, che si chiude, che è completo. Perché delle volte la scelta sarà anche quella di aspettare la scelta più giusta e non iniziare, comunque scendere a compromessi, iniziare quello che offre di meno oppure togliendo pezzi dall'automobile. C'è il rischio che esplode l'auto se mancano dei pezzi importanti.
o che si ferma. Però uno dice sì, ma era quello che mi potevo permettere in quel momento. Ma magari essere al verde oggi non vuol dire essere al verde domani. Si tratta di avere lungimiranza e capire che il lavoro si deve chiudere quando lo inizi e non iniziare mai un lavoro a farlo se non te lo puoi ancora permettere. Ed è per quello che noi abbiamo vietato l'avanzamento stadio, cioè pago quello che faccio. No, se non puoi ancora permetterti tutto, non è il momento di iniziare. Non è ancora il momento di iniziare. Quando hai la possibilità economica di... il vecchio detto, non fare il passo più lungo della gamba. Ok, è quel detto là. Molti lo fanno magari nella propria nazione, il passo più lungo della gamba, con le finanziarie. Ok, le finanziarie finanzia a 10 mesi, a 72 mesi. Io personalmente non ho mai fatto delle finanziarie. Perché mi hanno sempre insegnato quello, che se non fare mai il passo più lungo della gamba. Se una cosa la puoi fare, la fai. Se no è meglio aspettare a quando la si può fare. Invece che iniziare a tappare un buco qua, poi qua, poi, se lo metti tutto insieme, hai speso molto di più e hai un danno poi biologico maggiore. Ti sei ritrovato con aver perduto un sacco di denti e avere un po' di impianti, e alla fine vanno anche svitati quegli impianti e devi fare un intervento maxillofacciale per recuperare tutto. Vi invito quindi a leggerlo, questo libro si trova su Amazon, cioè, ripeto, dà dei consigli che sono intercultura, interprofessione, posso dire, cioè dei buoni consigli che spiegano come fare le scelte giuste. Un saluto e lo trovate su Amazon.